Sfidando il sole romano di agosto, come ha sottolineato il Papa, 9.000 ministranti di 20 paesi del mondo hanno salutato con gioia la prima udienza di Francesco dopo la pausa di luglio. Nei vespri, a conclusione del pellegrinaggio sul motto ripreso da Isaia, «Eccomi, manda me», il pontefice ha esortato i chierichetti a sperimentare la vicinanza di Gesù nel pane e nel vino, ad ascoltare la sua parola che fa vibrare gli stipiti delle porte, ma anche le corde del cuore. A loro ha chiesto di uscire da se stessi perché ricolmi dell'amicizia di Gesù, facendosi ministranti missionari disponibili a servire con fede e carità il prossimo. Come Isaia, anche noi siamo invitati a non rimanere chiusi in noi stessi, custodendo la nostra fede in un deposito sotterraneo nel quale ritirarci nei momenti difficili. Siamo invece chiamati a condividere la gioia di riconoscersi scelti e salvati dalla misericordia di Dio, ad essere testimoni che la fede è capace di dare nuova direzione ai nostri passi, che essa ci rende liberi e forti per essere disponibili ed idonei alla missione. 3 giorni dopo, in Aula Paolo VI, il clima gioioso di Piazza San Pietro non cambia. Ad aspettare Papa Francesco c'è il MEG, Movimento Eucaristico Giovanile promosso dai Gesuiti, giunto a Roma per il suo incontro mondiale in occasione del centenario di fondazione. Ai 1.500 giovani di 38 delegazioni nazionali, il pontefice ha rivolto parole a braccio, parole, ha detto, venute dal cuore in risposta alle domande di diversi ragazzi che hanno chiesto conforto per le tensioni in famiglia e per quelle vissute nel proprio paese. La tensione ti fanno crescere, sviluppano il coraggio, e un giovane deve avere questa virtù del coraggio. Un giovane senza coraggio, ma è un giovane inacquato. È un giovane vecchio. Nessuna paura per le tensioni, ricordarsi che è il dialogo che le risolve e che il conflitto si combatte con il rispetto delle diversità. Il Papa è esortato poi ad avere ferma fiducia in Gesù, che è l'unico che dona la pace vera ed è capace di suscitare stupore e gioia. La stessa gioia che Francesco ha confessato di provare davanti ai giovani che credono che Gesù sia nell'Eucaristia, che l'amore sia più forte dell'odio, che la pace sia più forte della guerra, che il rispetto sia più forte del conflitto, che l'armonia sia più forte delle tensioni. Il mondo ha tante cose brutte. Stiamo in guerra, ma ci sono tante cose belle e tante cose buone e tanti santi nascosti nel popolo di Dio. Dio è presente. Dio è presente e ci sono tanti, tanti motivi di speranza per andare avanti. Coraggio e avanti.